Ciao, sono Roberto, benvenuto sul mio canale, le mie scorie e rivoli narrativi, dove parlo delle mie passioni, soprattutto letterarie. Oggi volevo parlare di questo libro di On Writing, Stephen King, Autobiografia di un mestiere. Come avrai già letto dal titolo, questo non è un manuale di scrittura. Dico questo perché in molti siti, in molti blog, viene citato spesso questo libro di Stephen King, come se fosse, diciamo, una pietra miliare dell'insegnamento, appunto, della scrittura in genere. Secondo il mio parere non è così. Come già dice il libro stesso, appunto, è un'autobiografia. Cioè, è semplicemente l'autobiografia di Stephen King. Lui, in effetti, fa questo nel libro, descrive la propria vita, quindi da quando è piccolo fino ai suoi successi e fino all'incidente che ha avuto nel 1999, quando fu travolto da una monovolume mentre passeggiava per strada. Come lui stesso ammette, la sua vita non è un romanzo, la sua vita è più che altro semplice. E quindi descrive in maniera, appunto, semplice cos'è che l'ha portato a diventare uno dei scrittori più, diciamo, famosi e ovviamente che ha pubblicato un sacco di bestseller. A me piacciono molto i romanzi di Stephen King, qualcuno più riuscito, qualcun altro meno, però lo stile con cui scrive e le storie che, appunto, inventa mi piacciono, mi sono sempre piaciute. Ho visto anche molte trasposizioni dei suoi film e, diciamo, tranne il capolavoro di Kubrick che è Shining, anche se qualcuno pensa che magari non sia un capolavoro. Gli altri film, bene o male, sono, diciamo, accettabili rispetto alle trasposizioni, diciamo, appunto scritte da lui, insomma. Diciamo che le trasposizioni cinematografiche, ecco, lasciano un po' il tempo che trovano. Penso siano, come al solito dire, meglio i romanzi. E, allora, diciamo che questo libro mi è piaciuto. Mi è piaciuto ciò che ha scritto, perché è molto onesto. È molto onesto nel racconto che lui fa, appunto, di se stesso. Non dispensa a se stesso, ovviamente, nessuna cosa, come, appunto, per esempio, il fatto che lui sia diventato a un certo punto della sua vita un alcolizzato e anche un drogato. Faceva uso di sostanze, diciamo, abusava di medicinali, si ubriacava dalla mattina alla sera e a suo dire ha compilato e ha fatto la stesura del romanzo Cujo, quello del cane rabbioso che non ho letto. L'ha scritto completamente ubriaco, nemmeno ricorda come ha fatto a portarlo a termine. Quindi, diciamo, è molto onesto nel suo racconto. Ciò che può portare fuori strada, magari, ecco, lo si vede già nella quarta di copertina, cioè chi è che ha editato, l'editore stesso del libro ha voluto precisare che per gli aspiranti autori è un eccezionale corso di scrittura creativa, ricco di esempi e riferimenti pratici. Per i lettori affezionati è un must in cui potranno ritrovare nella loro dimensione reale un'infinità di situazioni, storie e personaggi che hanno ispirato i romanzi di King. Ecco, questa seconda parte sicuramente è più veritiera rispetto alla prima, appunto, dove in realtà non si impara a scrivere leggendo l'autobiografia di Stephen King. Lui, diciamo, dà dei piccoli consigli sulla scrittura e su cosa secondo lui serve per poter scrivere al meglio. E questi piccoli consigli li trovo anche, diciamo, positivi, e soprattutto li ritrovo anche in corsi che ho fatto e libri, manuali che ho letto. Quindi, diciamo, più o meno ciò che dice lui lo si trova un po' dappertutto, ma lui snocciola piccoli trucchetti, che poi non sono trucchetti ma consigli, appunto, per poter scrivere meglio. Ecco, quindi se ti piacciono le autobiografie, le biografie di autori o comunque di qualsiasi genere, te lo consiglio, perché comunque, appunto, se sei uno scrittore ti piacerà leggere l'autobiografia di uno scrittore e vedere come lui
diciamo, si rapporta alla scrittura e per esempio la sua routine mattutina, lui la routine che ha Stephen King è quella di scrivere soprattutto la mattina, quindi svolge il lavoro sul materiale nuovo o da revisionare la mattina, il resto della giornata lo dedica appunto a altri compiti e a stare insieme alla famiglia e insomma cene fuori o quant'altro. Quindi diciamo che non è che spieghi in maniera letterale ciò che fa, ma troviamo praticamente tre parti in questo libro. La prima parte è chiamato Curriculum Vitae, che è dove appunto dove racconta la sua esistenza, e ci sono molti molti aneddoti carini che appunto leggendoli fanno sorridere e fanno anche capire il perché, secondo me, Stephen King ha virato sull'horror. A parte il fatto che lui era un grande divoratore di fumetti di fantascienza e di polizieschi dell'epoca, e quindi lui dalla mattina alla sera leggeva. Quindi una cosa, diciamo, che secondo me ha creato lo Stephen King scrittore è stato proprio questo. Lui sin da piccolo ha cominciato a leggere e soprattutto a scrivere. Scrivere in maniera spasmodica, quindi ha sperimentato ogni tipo di storie. Ha fatto sì che il suo cervello si plasmasse per creare storie. E una cosa che fa lui è proprio quella, scrivere sempre, tutti i giorni. Una cosa che è chiara in lui e che vuole, diciamo, appunto comunicare, che la musa ispiratrice non esiste, non esistono le stronzate per cui uno deve scrivere solo nel momento in cui si sente ispirato, roba del genere, no. Tu ti devi buttare sul tavolo, metterti lì e scrivere, perché è lì che arriva l'ispirazione, è lì che tu puoi creare una storia e farla dipanare in tutti, diciamo, i suoi percorsi. E quindi ecco un piccolo segreto, che poi non è segreto, ed è quello che lui ribadisce sempre e comunque, è quello di scrivere, senza mai fermarsi, mai farsi fermare da ogni cosa. Ecco, la lettura di questo libro può farti ispirare, cioè darti quel coraggio per capire che appunto quando sei frustrato, quando senti che non ti va di scrivere, quando senti che quell'idea non ti piace, tu comunque devi andare avanti, devi comunque scrivere, qualsiasi cosa esce fuori, tanto poi c'è la possibilità di rimetterlo a posto, c'è la possibilità di fare revisioni e quant'altro. Quindi Stephen King odia, per esempio, odia strutturare una storia. Per lui strutturare una storia è una perdita di tempo. Qui mi trovo meno d'accordo, perché diciamo la parte principale per la stesura di un romanzo è precedentemente averlo comunque strutturato e averlo studiato, per poi non trovarsi ovviamente nel momento in cui uno deve scrivere realmente con la sindrome da pagina bianca. Cioè tu devi sapere in precedenza già ovviamente di cosa parla la storia, qual è la scena da scrivere, ma ripeto, secondo me lui lo fa proprio perché è talmente infognato e talmente a letto nella sua vita e ha scritto, che ormai riesce a plasmare storie senza nemmeno anche scalettarle. Quindi lui che cosa fa? Lui prende un'idea di base, che è quella magari che gli è venuta appunto tramite un'ispirazione, butta all'interno dei personaggi che hanno delle caratteristiche. Non crea liste, non crea un'intervista del personaggio, lui butta un personaggio all'interno della storia e osserva come il personaggio ne esce fuori. Quindi quando si dice che il personaggio stesso no, è come se parlasse all'autore, lui svolge il lavoro in questo modo, anche se ammette di aver diciamo programmato la trama di alcuni romanzi, lui non lo fa solitamente. Io personalmente non riuscirei, o meglio, si può riuscire a creare un canovaccio, no? Un canovaccio della storia nel momento in cui ovviamente hai l'idea di base, appunto, e cominci a buttare giù i dettagli, a buttare giù tutto il riassunto, tutte le cose che ti vengono in mente di quella storia, quindi creare un canovaccio generale. Poi ovviamente da lì la cosa più semplice che io ho trovato, insomma, scrivendo, ecco, ho scritto un primo romanzo che è in cerca di editor e di editore,
E scrivendo anche il secondo, perché non mi fermo ovviamente nello scrivere il primo, nel cercare un editore, ma sto scrivendo anche il secondo. Quello che mi ha aiutato è stato quello ovviamente di creare una scaletta al descrivere le scene in maniera organica, quindi come poi in realtà dice anche lui nel libro, lui in maniera organica porta avanti la storia. Quindi più o meno è quello che qualsiasi scrittore si trova a fare, lui lo riesce a fare tramite la sua mente, senza dover scrivere, diciamo, di suo pugno la cosa. Dicevamo, nel curriculum vitae ci sono molti aneddoti carini. Uno di questi è quando lui era piccolo, ricorda una babysitter che praticamente teneva lui e il fratello, che non ricorda il nome, e l'ha ribattezzata Eula Beula, quindi un nome inventato perché probabilmente risuona nella sua mente questo tipo di nome, che praticamente era la babysitter scorreggiona, cioè in poche parole lui ce la fa vedere sotto una chiave quasi comica. Però immaginare un bambino di 4 anni che ha appunto la babysitter che lo mette sul divano a forza, gli pianta le chiappe in faccia, gli scorreggia in faccia gridando bang, avendo dei figli, insomma. Credo che la sua infanzia non sia stata molto, molto, molto tranquilla e serena. E probabilmente è da questi piccoli episodi che poi ha cominciato a scrivere horror e soprattutto a scrivere in maniera anche ironica, perché in molti suoi scritti tutti i personaggi hanno un'ironia sottile che ritrovo, diciamo, all'interno dell'autobiografia. Quindi diciamo piccoli, piccoli episodi che fanno sorridere e che fanno capire come lui abbia vissuto la sua infanzia e abbia diciamo, trascorso la sua esistenza. E molto, molto carino è anche il fatto quando lui parla della sua prima pubblicazione, parla di Carrie, la sua prima pubblicazione nel 1973, il romanzo Carrie, che è con protagonista una ragazza con poteri parapsicologici. Praticamente lui aveva scritto il romanzo, l'aveva lasciato da parte, comunque l'aveva lasciato tramite un agente letterario e se n'era quasi dimenticato perché preso da altre cose. Un giorno questo agente lo chiama e gli dice che praticamente aveva venduto i diritti per questo romanzo, che risultavano essere 400.000 dollari. Stephen King in questo caso si stende quasi a terra e si fa ripetere la cifra perché dice 40.000, no, 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 400.000, 4, poi 5 zeri, una virgola e altri due zeri. In questo caso Stephen King ovviamente impazzisce perché insomma, ecco, la metà di quei soldi andavano a lui e racconta di come lui, preso dall'euforia, era il giorno della festa della mamma, scende a un supermarket lì sotto perché trova improvvisamente l'ispirazione di fare un regalo alla moglie, che appunto questo regalo diventa un asciugacapelli, non sapeva che prenderli. La moglie al ritorno dice: ma perché mi hai comprato un asciugacapelli? Gli spiega la questione e la moglie pure insomma si mette a piangere dopo la notizia. In questo caso, dopo aver scritto appunto Carrie, comincia la sua discesa un po' all'inferno, nel senso che comincia ad ubriacarsi, a drogarsi e descrive appunto in maniera molto onesta la sua parte, diciamo, di scrittore meno nobile, insomma. E poi riesce alla fine a uscirne grazie alla moglie, Tabitha, mi sembra si chiama Tabitha, che oltretutto è la sua prima alfa lettrice, colei che dà i suoi primi giudizi ai lavori di Stephen King. Senza di lei, lui dice, non sarebbe nulla praticamente, perché è talmente ferrea e talmente dritta nelle opinioni che gli dà, che riesce appunto ad essere, a dare un giudizio sulle sue opere che esulano dal fatto che lei sia sua moglie. E quindi la prima parte appunto è dedicata tutta alla sua biografia ed è molto carina da leggere. La seconda parte comincia con la parte diciamo un po' più tecnica in cui spiega alcune cose sulla scrittura. Parte con la sua cassetta degli attrezzi, quindi chi ovviamente ha fatto corsi o cose del genere può averlo già sentito parlare perché
presumo, abbiano preso a prestito questa dicitura, magari inventata da lui, perché questa autobiografia risale al 99, probabilmente, sì, 99-2000, perché è quando è subito dopo l'incidente che ha avuto. La cassetta degli attrezzi non è nient'altro che, appunto, secondo Stephen King, una cassetta dove tu, scrittore, devi appunto avere i tuoi piccoli cacciaviti, martello, seghetto, livella, che ti servono poi nella scrittura per decidere come e dove usarli. Lui fa l'esempio di suo zio Oren, che era questo zio che fumava sigarette, aveva capelli brizzolati, corti, grosso. Questo zio un giorno gli dice di andare ad aggiustare una zanzariera, e quindi lo fa avvicinare a questa zanzariera mentre lui porta questa cassetta degli attrezzi gigante che a sua volta l'aveva ereditata da suo padre, lo zio Oren, ed era fatta tutta a mano, quindi con listelli di legno, tutta particolare, con una targa in ottone che sembra sia stata anche una targa che poi ricevette anche dei soldi perché era autentica, relativa o a un quadro o a un artista, una cosa del genere, insomma, che sta scritta nel libro. Praticamente porta questa cassetta degli attrezzi che pesava tra i 30 e i 50 kg fino alla zanzariera, e lo zio gli dice: "Allora, Steven, vai, apri la cassetta." Quindi King armeggia lì, vede che dentro ci sono un sacco di cose, dice: "Prendimi il cacciavite." Dice: "Quale? Qualsiasi." Gli dà il cacciavite, praticamente le viti che stavano sulla zanzariera erano fatte a occhiello, quindi bastava infilare un qualcosa per girare queste viti a occhiello, lui le sfila. Rinfila la zanzariera, rimette le 8 viti e glieli dà al cacciavite. Dice: "Vabbè, va, mettila a posto." Allora Stephen King gli dice: "Ma scusa, ma zio, ma non potevi prendere direttamente il cacciavite e mettertelo in tasca e portarlo invece di portare tutta la cassetta di 30-50 kg?" Dice: "No, Stevie, dice, tu non sai mai cosa può accadere una volta arrivato sul posto e smontata una cosa. Quindi per non scoraggiarti, tu ti devi portare appresso la tua cassetta degli attrezzi." La morale della favola era questa. In poche parole, lo scrittore deve portarsi appresso il proprio bagaglio, quindi quelle piccole cose che secondo King, che ora diremo, appunto lo scrittore ha bisogno per poterlo poi eventualmente usare in fase di scrittura. In questo caso King dice che serve un vocabolario, quindi avere sempre un vocabolario a portata di mano per magari vedere al volo una parola, un qualcosa che magari non si conosce. Anche se, appunto, la seconda cosa che serve è la grammatica, secondo lui, ma non la grammatica in quanto cioè sapere la base di come formare una frase. In realtà, avere un soggetto, avere un verbo, per lui già basta. Quella è la base, diciamo, della scrittura. Evitare, ovviamente, gli avverbi in mente, questo è uno dei must di quasi tutti i corsi di scrittura. Avverbi e verbi allo stato passivo, quindi usare verbi attivi. E diciamo, questi sono più o meno quello che lui dice di avere in mente prima di scrivere una storia. E poi comincia la terza parte in cui lui consiglia che cosa fare durante la scrittura e come scrivere. O meglio, uno dei consigli che lui dà è quello di scrivere a porta chiusa. Una delle lezioni che lui ha prese durante i suoi anni all'università o al liceo, non ricordo adesso, semplicemente era al liceo, mi sa, in cui lui praticamente era il direttore di un giornalino scolastico e, stufo delle solite notizie del bollettino che lui compilava, cominciò a creare una rivista a parte, il Village Vomit, in cui lui descriveva i professori in maniera, diciamo, ironica, coprendone i nomi. Questo però, coprendo i nomi, diciamo, non fece sì che, cioè, fece sì che venne comunque scoperto e mandato in presidenza varie volte. In una di queste, diciamo, ramanzine, venne invitato ad andare a scrivere per un giornale sportivo del posto. La prima lezione
di un editor che ricevette fu proprio dal direttore di questo giornalino, che dopo aver scritto un articolo, diciamo, su una gara di basket, Stephen King diede l'articolo a questo, diciamo, direttore, e lui con una penna cancellò tutto quello che secondo lui non andava, semplificò e asciugò praticamente l'articolo e asciugò l'articolo, e Stephen King capì che praticamente scrivere in modo semplice era la cosa migliore, e da lì in poi proprio questo direttore gli disse: Stephen, tu devi scrivere a porta chiusa e correggere a porta aperta, cioè scrivere scegliendo un luogo, scegliendo un posto che ti è familiare e che tu ritieni appunto giusto, che sia il più semplice possibile secondo King, perché quello che fece lui fu comprare una scrivania enorme quando divenne scrittore, diciamo affermato, una scrivania enorme, un catafalco enorme, perché ne aveva sempre desiderato, ma si accorse che praticamente non gli piaceva scrivere in questo modo. E cominciò a scrivere in realtà su una scrivania semplice, un luogo semplice, appunto scegliere un luogo semplice, un posto semplice, ma che sia a porta chiusa, cioè chiunque è in casa o nel luogo dove tu devi scrivere non deve entrare in quel luogo per non... ovviamente darti problemi durante la scrittura, per dare anche a te l'obiettivo che stai facendo sul serio, che sei disposto a rimandare tutto quanto pur di scrivere. Un'altra cosa che ovviamente abbiamo già detto all'inizio è quella che Stephen King dice di leggere tantissimo. Leggere, ovviamente lo scrivere è la prima cosa, ma anche leggere lui la mette tra le prime cose da fare per uno scrittore, proprio perché appunto tramite la lettura comunque tu assimili delle cose che poi potresti riportare su pagina. Uno, diciamo, è tentato di dire: certo, tu leggi, ma leggi libri di merda, ovviamente poi ti viene da inserire anche cose all'interno dei tuoi romanzi, appunto scrittura di merda. Però diciamo che questa è un po' particolare come cosa, nel senso, sì, è vero che se tu ti metti a leggere solo libri scritti in un certo modo, poi il tuo cervello plasma le informazioni in quel modo e quindi scriverai magari in quel modo, che è un modo di merda. Però ritengo che la consapevolezza in questo caso sia molto importante. Quindi ovviamente tu sai che va scritto in un certo modo, devi essere poi in grado di leggere anche libri scritti magari male, ma che all'interno magari hanno informazioni che poi ti possono servire, perché anche il libro scritto male in realtà serve per capire come non scrivere. Quindi ovviamente magari se uno sta studiando come scrivere in un certo modo e si trova poi a leggere libri scritti in tutt'altro modo, questo allora sì che porta alla confusione più totale. Ovviamente uno deve studiare, deve cercare di scrivere in un certo stile, magari seguendo il corso che sta seguendo, quindi poi dopo ognuno è libero di fare ciò che vuole, ma poi dopo un certo periodo deve essere in grado anche di leggere scrittori e scritture diverse e assimilarle per magari appunto assimilare quelle informazioni e quel modo di scrivere diverso che poi può servire anche in un secondo momento, non per cambiare il proprio stile ma per arricchirlo con magari altre cose. La revisione, secondo King, va fatta dopo 6 mesi all'incirca. Praticamente lui dice: dopo che hai scritto il tuo romanzo, quindi la prima stesura, lascialo riposare. Lo devi lasciare riposare per 6 settimane, forse, non 6 mesi. 6 mesi forse un po' troppo, ho esagerato. 6 settimane o comunque giù di lì. E quando tu riprendi in mano il tuo manoscritto e vedi che non... è come se non fosse tuo, è come se fosse una cosa aliena da te, e allora vuol dire che secondo lui è perfetto, è il momento perfetto, perché appunto è come se tu ti fossi distaccato da quello scritto e quindi sei più lucido nel dare un giudizio e quindi correggerlo e depennare quello che ovviamente non è giusto, insomma. I corsi, secondo King, i corsi di specializzazione ovviamente non bisogna farne troppi, bisogna scrivere sì, ovviamente, al corso di scrittura, se uno è alle basi e quindi deve cominciare a scrivere, a voler scrivere, quindi deve tuffarsi nella materia, però quello che dice lui è di non fossilizzarsi, quindi anche non cadere magari nella sindrome del perfezionista, cioè il voler poi ovviamente
che ne so, comprare tutti i manuali del mondo per poterli leggere tutti e quindi andare a vedere quella piccola parte di quella cosa, cioè no, comunque bisogna scrivere, perché se non perdere tempo ovviamente su tutte queste cose ti porta a non scrivere. Quindi la cosa più importante per lo scrittore, secondo King, è scrivere, scrivere, scrivere. La King poi consiglia anche di scrivere ciò che ti appassiona, perché la massima, diciamo, scrivere di ciò che vuoi, ovviamente potrebbe incorrere in un problema. Cioè, nel senso, se io volessi scrivere di un omicidio, se volessi scrivere dell'uomo che va sulla luna, cioè, ovviamente sia la ricerca. Sì, perché lui comunque ovviamente è un fautore del fatto di essere onesti. L'importante secondo lui appunto è questo: scrivi di ciò che ti appassiona, di ciò che ti appassiona. L'importante è che tu sia onesto nello scriverlo, cioè che tu veramente sei appassionato di quella cosa e sei onesto. Quindi fare ricerca su quella cosa ovviamente, ma poi deve aderire ovviamente all'onestà. Soprattutto nei dialoghi di un personaggio, soprattutto appunto in ciò che dice, di non lesinare eventualmente parolacce, parole brutte, perché uno deve scrivere magari in maniera più aulica, più no, lui odia ovviamente questo tipo di scrittura. Allora, nella parte finale poi del libro, diciamo, parla del suo incidente, quindi dell'incidente che ha avuto e di come ne sia uscito fuori, diciamo. Quasi miracolato perché appunto è stato preso in pieno da un monovolume ad alta velocità e anche in questo caso riesce ad essere molto ironico. Diciamo che tutto il libro può essere racchiuso in tre grossi punti, che sono la pratica. Secondo lui bisogna essere appunto scrittori nel senso che bisogna assolutamente scrivere, scrivere, scrivere. La pratica rende appunto lo scrittore tale. L'onestà, come dicevamo poco fa, quindi l'onestà nello scrivere di ciò che è vero, ma è ciò che è vero relativo alla propria passione e a ciò che appassiona l'autore in questo caso. E la fermezza cioè il fatto di non demordere ovviamente, ma di non sottostare a ricatti psicologici e soprattutto ad avere la forza di volontà di continuare e non demordere, quindi vaffanculo a tutto il resto del mondo. Vuoi scrivere, vuoi essere uno scrittore? Scrivi, perché è quello che poi alla fine ti piace fare. Quindi, siamo arrivati alla fine del video e ti invito a leggere l'articolo del blog che ho anche pubblicato relativo proprio a questo video, dove magari troverai anche altri piccoli aneddoti, piccoli dettagli. Quindi se ti è piaciuto questo video, continua a seguirmi, metti mi piace al video, condividilo, metti la campanella sul canale, iscriviti, insomma, fa tutto quello che devi fare sui social. Perché a breve arriveranno altri video di questo genere, dove parlerò anche di altri autori e comincerò piano piano ad arrivare anche a quello che mi appassiona di più, che appunto è la parte sia psicologica, spirituale, criminale, quindi criminologica, diciamo tutto ciò che riguarda appunto quello che sto scrivendo. Quindi in questo caso seguo quello che dice King, quindi seguire le passioni, quello che mi appassiona è veramente un mondo vasto che piano piano porterò qui su YouTube. Spero che appunto a te piaccia questo. E leggerò anche dei brani su Spreaker che metterò sempre qui sotto, sotto il link, insomma. E quindi niente, ti ringrazio per la visione e ci vediamo alla prossima. Ciao!